stesso, ma tutti quanti noi, che l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale, così come da statuto e da regolamento, segue lo stesso iter dell'elezione del presidente del Consiglio. Nella seduta del 24 gennaio ci sono state, per l'elezione del vicepresidente, due votazioni e non avendo alcun consigliere raggiunto il quorum di quei terzi dei consiglieri tutti in un numero minimo di voti vicepresidente, si è andato alla terza votazione nello spazio di 10 giorni dal momento che si è fissato la seduta odierna. A questa seduta per poter provvedere all'elezione del vicepresidente del Consiglio ci vuole un quorum di voti e sia la metà dei consiglieri di uno, cioè di 13 consiglieri onorari. Detto questo, adesso do la parola a un consigliere per dirmi. In votazione per l'elezione del vicepresidente e mi sembra che proprio stiamo dando spazio per essere sempre più sereni ma sempre più trasparenti per arrivare poi al centrato obiettivo di chi quale consigliere sarà eletto a vicepresidente del Consiglio. Thank you.
approfitto quindi per rinnovare l'appello che hanno fatto nei loro interventi i consiglieri di che mi hanno preceduto, i consiglieri di opposizione della vera opposizione, perché non partecipano alle riunioni di maggioranza, perché non è voglia chiamarlo, ma io ho assistito alla discussione, basta da lui in consiglio di maggioranza dove dice di rintracciare. Thank you.